Ciao a tutti, vi presento il nuovo prodotto di Solem che è stato realizzato per la nostra azienda. Si tratta del kit VB con elettrovalvola già preinstallata. La bellissima scatola del nostro kit, vedete il programmatore a batteria VB, IP68, e la elettrovalvola che è installata già con i collegamenti effettuati con questo programmatore. Come vedete sulla scatola appare il logo Solem e il logo Deltaglia, divisione di Garber, che appunto ci contraddistingue. Già sulla scatola potete vedere le caratteristiche principali di questo prodotto, cioè il Bluetooth, la possibilità di rilevare delle perdite e dei malfunzionamenti tramite l'inserimento opzionale di un contatore volumetrico ed anche la facile e veloce programmazione che può essere eseguita sia col display e la tastiera sul programmatore oppure tramite l'app MySolem in Bluetooth. Procediamo ora all'unboxing del nostro kit VB. Apro la scatola, trovo un bel imballo solido di cartone. All'interno della mia scatola trovo il manuale di istruzioni, una panoramica del prodotto, il metodo corretto di installare le batterie all'interno dell'alloggiamento per mantenere l'impermeabilizzazione IP68, la configurazione nell'app del tipo di batteria che decido di utilizzare, e quindi o la 9V classica rettangolare oppure utilizzando l'adattatore che viene fornito nella scatola, le 4 mini stilo. Trovo poi le istruzioni su come può essere fissato il programmatore all'interno del pozzetto e le istruzioni per scaricare l'app MySolem sia dall'App Store di Apple sia da Google Play Store di Android, con tutte le varie funzionalità che io posso impostare anche dal display invece che utilizzare il mio smartphone. Ultima cosa, c'è uno schema per il collegamento eventuale di un contatore volumetrico nel caso io voglia dotare il mio apparecchio di un controllo delle portate che intervenga bloccando il flusso dell'acqua nel caso di perdite. Trovo poi la dichiarazione di conformità CE, alle normative CE. Ed ecco il nostro programmatore VB, l'elettrovalvola DTV preinstallata, vedete l'installazione che non richiede nessun cablaggio ulteriore. Qui vedo l'accessorio per appoggiare e bloccare sul solenoide dell'elettrovalvola la centralina, che può essere anche rimosso nel caso io voglia utilizzare invece i due fori che permettono per esempio di ancorarlo ad un pozzetto, all'interno del pozzetto. La prima impressione è di un prodotto veramente resistente. Si nota subito la plastica gommosa di buono spessore. Apro quindi scomparto delle batterie. Questo è il tappo di bloccaggio e qui c'è la guarnizione
che garantisce la tenuta IP68 di questo scomparto. All'interno io ho già provveduto ad inserire una batteria e c'è qui poi un foglietto di istruzioni che mostra appunto la corretta installazione della batteria e il posizionamento dei cavi all'interno di questo scomparto. Rimontiamo quindi la guarnizione, il tappo ed ecco il nostro programmatore che è pronto per essere acceso. La prima accensione avviene premendo sul tasto più, tenendo premuto il tasto più, ed ecco che appare nel display di grandi dimensioni tutta la serie dei comandi relativi alla programmazione. Questo è uno dei miglioramenti che sono stati fatti rispetto ai prodotti precedenti. Un'altra cosa importante che vediamo in questo display è che ha già attivo il simbolo del Bluetooth. Ciò vuol dire che appena inserita la batteria io posso connettermi anche tramite la mia app MySolem dallo smartphone e effettuare così la programmazione anche utilizzando il display e la tastiera del mio telefono invece del display e la tastiera del programmatore. Come tutti sappiamo, questa è una funzionalità estremamente utile una volta che il mio programmatore sarà all'interno del pozzetto. Non ho più nessuna esigenza di aprire il pozzetto per vedere lo stato della batteria o per effettuare la programmazione. E quindi questo è il grandissimo vantaggio di un prodotto Bluetooth rispetto a un prodotto tradizionale. Si nota subito la robustezza della tastiera. I tasti gommosi della tastiera sono molto robusti e quindi garantiscono un utilizzo senza il pericolo di intaccare la tastiera stessa e ridurre quindi l'impermeabilizzazione del prodotto. Anche questo è un superamento importante di uno di quelli che erano i maggiori punti deboli dei prodotti a batteria IP68 precedenti. Credo che questo possa bastare per capire la qualità di questo bellissimo prodotto di Solem. Nel prossimo video potremo parlare della programmazione sia con lo smartphone e quindi diciamo utilizzando la funzionalità Bluetooth che utilizzando semplicemente il display e la tastiera presenti nel programmatore. Grazie e a presto!